avete deciso di mandare alle consultazioni? Sì, abbiamo votato in assemblea e questa è una farsa che odora di ostriche ammuffite e ci andassero loro, insomma, questi partiti indecenti che si mettono d'accordo al di fuori delle aule parlamentari, che fanno le leggi elettorali con i condannati al di fuori, che decidono tutto in barba alla Costituzione, al nostro essere una Repubblica parlamentare. Noi con questa gente non vogliamo avere niente a che fare. Siete stati tutti d'accordo nella decisione di oggi? La sua collega Fucksia ha detto sarebbe stato meglio andare al Colle. Guardi che non so se sapete come funziona il movimento, noi abbiamo l'assemblea che decide e si vota. Ogni qualvolta, anche quando abbiamo deciso di provare a far di tutto per ostacolare il regalo alle banche da parte appunto dei partiti con il decreto Banca d'Italia, non è che siamo tutti quanti, non è che abbiamo tutti quanti votato favorevolmente. In assemblea si vota e vince la maggioranza. Oggi la maggioranza è stata schiacciante, io personalmente ho votato per non andare al Colle. Non avete paura di dare ancora una volta però l'impressione che quando il gioco si fa duro voi vi ritirate sull'Aventino? Sì, ma non ci sembra di esserci ritirati. Come sapete, l'Aventino, quando lo fecero un gruppo parlamentare, uscì da Montecitorio. Non siamo usciti, stiamo lì dentro. Non entrate al Quirinale, dico, nemmeno per... Perché è una farsa, una presa in giro per i fondelli, e noi non ci facciamo, noi cittadini italiani non ci facciamo prendere per i fondelli neppure da un Presidente della Repubblica assolutamente scadente.